Quando è nato, dopo poco più di 6 mesi di gestazione, era un batuffolo di carne di appena 775 grammi, aveva problemi cardiaci e respirava a fatica. La mamma non ha voluto o potuto riconoscerlo e per 4 mesi di lui si è occupato il reparto di terapia intensiva neonatale del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Oggi Luca, il nome di fantasia, pesa 2,420 kg ed è vivo grazie ad un miracolo della scienza pediatrica e della generosità di 15 mamme bolognesi che fanno parte della banca del latte. Bisogna essere veramente estremamente grati a queste donne che in un momento così particolare come quello che segue la nascita di un figlio trovano il modo, il tempo, la forza non soltanto di allattare il proprio figlio, ma anche di pensare a qualcun altro che ha degli altri problemi come i neonati pretermine. Per allattare Luca, che non era in grado di succhiare o deglutire, è stato necessario inserirgli un sondino orogastrico che dalla bocca raggiunge lo stomaco. All'inizio si tratta di poche gocce, poi col passare dei giorni si aumenta la quantità del latte e quindi si riducono i liquidi fatti somministrati per via endovenosa. La storia a lieto fine di Luca ha portato alla ribalta l'importantissima ma semisconosciuta banca del latte che solo a Bologna, dal 2012, anno della sua fondazione, ha potuto contare su 150 mamme che consentono di nutrire in maniera naturale 70 piccoli che ogni anno nascono prematuri e da madri che non possono allattarli. In 5 anni la banca, allestita con la Granarolo, ha prodotto per gli ospedali bolognesi quasi 17.000 biberon.